E vi faccio un appello, lo diceva prima Tiziana, però attenzione, non fermiamoci qui. Oggi è una giornata di speranza, siamo tanti e tanti. Continuiamo domani e continuiamo a vedere più quello che ci unisce rispetto a quello che ci divide. Per favore, fino alla vittoria, sempre. Scalchiamo la Calabria. Qualcuno in prima fila mi faceva notare che c'è Renato Accorinti in questa piazza, che non è più sindaco di Messina, ma a noi ci piace lo stesso, ci auguriamo che lo sarà. Ora li sputtano questi dietro, no? C'è gente che chiama per dirmi deve intervenire questo, quello, interverrete tutto. Tutti subito dopo. Oggi cercheremo di dare un taglio rivoluzionario a questa cosa, diremo tutto quello che succede dietro le quinte. Tra i tanti sindaci c'è la rappresentanza di Napoli e poi c'è stato un sindaco che in questi giorni si è autodenunciato, ha detto io ho fatto la stessa cosa di Mimmo Lucano, anche non essendo qua. Ed è il sindaco di Cerveteri che ha fatto un po' di strada per essere qui oggi. Grazie. E buona giornata a tutti, io sono contento che oggi piova, perché è bello che riempiamo le piazze quando piove, significa che la nostra forza non la ferma nessuno. Io non voglio parlare di Mimmo Lucano, voglio parlare un secondo di immigrazione, perché ogni volta che salgo su un palco, qualunque sia l'immigrazione, e le persone che mi stanno intorno, quelli che lavorano con me, mi dicono lei però non sempre di immigrazione, perché poi ti fischiano, poi si arrabbiano, parla anche di altri temi. E a un certo punto ci ho pensato se era giusto in questo momento in Italia magari parlare anche di altre cose, non seguire il governo che ci fa il refrain sempre su questo tema. Poi ho capito che no, noi dobbiamo parlare di questa cosa perché è quella che fa la differenza, è quella che traccia la linea netta fra dove stiamo noi e dove stanno loro. È una linea che non può essere demarcata se non dalla Costituzione. I sindaci sono quelli che stanno in prima linea, sono quelli che diversamente dai nostri parlamentari non sono cooptati dai segretari di partito, sono scelti dal popolo. Un sindaco deve avere le croci sulla scheda e i consiglieri devono avere il nome scritto sulla scheda con grande energia. E per stare in prima linea spesso ci prendiamo un sacco di avvisi di garanzia, ci prendiamo dei rinvii a giudizio, ce n'ho tantissimi, alcuni non ci crederete, per vicende urbanistiche che sono accadute nella mia città quando io non ero nato. E quando io ho chiesto al PM come mai i tecnici d'allora, gli imprenditori d'allora non erano nessuno inquisito insieme a me, mi hanno detto perché il reato è prescritto, adesso tocca a te. Quindi dobbiamo iniziare a dire che noi sindaci la portiamo con orgoglio questa fascia, ma la portiamo anche con grande fatica. E è vero, quando veniamo eletti il primo giorno giuriamo sulla Costituzione. La Costituzione ci dice quello che dobbiamo fare e per rispettarla spesso dobbiamo forzare le norme, perché le norme che ci sono nella nostra nazione non sono in linea con i diritti sanciti dalla Costituzione. Io in questi giorni, infrangendo il regolamento del mio comune, ho deciso di dare lo scuolabus a una famiglia che ha due bambini diversamente abili con una grave malattia degenerativa e se avessi seguito il regolamento uno di due non sarebbe potuto salire su quello scuolabus. E quindi sono pronto a rispondere di fronte a tutti i magistrati, perché non mi ha eletto il governo, non mi ha eletto la magistratura, mi ha eletto il popolo e prima devo rispondere a loro. Chiudo, perché il tempo è poco e le cose da dire sono tante e ci sono tante persone che le dicono meglio di me. Io voglio stare in questa piazza, con questi colori, con le parole che ho sentito, perché Mimmo Lucano principalmente ha dimostrato al mondo che l'Italia non è quella che racconta Salvini, l'Italia è quella dell'accoglienza. Chiudo. Cerveteri alcuni millenni fa aveva tre porti, sempre aperti, e in uno di quei tre porti c'era libertà di culto. I greci e i fenici nella nostra città potevano pregare i loro dei. Già allora noi eravamo un popolo accogliente e lo siamo ancora. Chiudo con un saluto. C'è una meravigliosa poesia di Cavafis che io adoro, che dice che mentre nell'alta città il governo parla, dice che arriveranno i barbari, arriveranno i barbari, arriveranno i barbari. Passa la giornata, tornano gli emissari. I barbari ai confini non c'erano e i politici si dicono peccato perché quegli uomini erano una soluzione. Ecco, i barbari non stanno arrivando, i barbari stanno al governo e sta a noi dimostrare che un'altra Italia c'è. Sarà il momento dei fischi, li prenderemo,
ma arriverà il momento in cui quelli che verranno fischiati sono quelli come Salvini, che a 70 anni dalla Costituzione ancora se la mettono sotto i piedi. E noi rispettiamo i nostri padri e le nostre madri costituenti e tutti quelli che hanno fatto la resistenza e che hanno dato il sangue perché Mimmo Lucano oggi possa essere qui. Mimmo Lucano libero, l'Italia libera. Andiamo agli interventi seri. Siamo con me qui vicino due cittadini di Riace, uno di lunghissima data perché vive qui da 9 anni mi sembra, o 10, 9, ed è Daniel, prego Daniel. E l'altro è un cittadino di Riace che è un cittadino transitante, non abita più qua, però è stato accolto a Riace e quindi vieni cadere. Do prima la parola per anzianità a sia di servizio che anagrafica Daniel. Buonasera a tutti e benvenuto qua a Riace, grazie a tutti per essere qua a Riace stasera. Io vivo qua a Riace da circa 9 anni. Sempre io, anche il ministro dell'interno Salvini ha detto che noi immigranti non ti dai cittadinanza. Io mi sento più tranquillo che sono cittadino di Riacese, quindi questa è una grande cosa. Anche se non mi dai il ministro dell'interno cittadino italiano, a me mi sento più è felice di essere cittadino riacese più che cittadino italiano, quindi grazie a te, è una grande cosa. Io voglio soltanto dire una cosa, e magari quella che non è stato qua a Riace, magari quando parlano di Riace penso che è una cosa parola così, ma è qua quella che è successo qua, quella che vi senti e fuori, e tutto questo è realtà, non c'è niente da scondere. E Riace, noi dei migranti di tutto il mondo, noi senti come è nostra casa, e con Mimmo Lucano come nostro padre. Lui è una persona che si fa male che per vedere uno che si soffre, quindi e questa è sua accoglienza, il suo modello che si brucia il governo, quindi non vuole che questa la sua politica esci fuori. Infatti si vede che questa firma che hanno fatto qua, di loro hanno bloccato questa firma per non esci fuori, perché sanno che se esci questa firma si brucia tutte le cose, quindi hanno bloccato questa firma. Però anche se le bloccano le firme, questo non importa. Anche stasera quella manifestazione si mostra che e Mimmo Lucano non è solo un uomo, è un santo, è santo proprio, dobbiamo mettere il nome Lucano, Santo Lucano, non Mimmo Lucano. E poi c'è un'altra cosa che hanno detto che l'ha fatto la cooperativa della corte differenziata, che non si può, ma come non si può? Qua a Riace, io quando sono venuto qua lo so come è il paese, è che fa schifo, perché prima c'è l'occhio ambiente che prende una passatura, si vede tutti fuori, fa schifo, e di portare la malattia. Quindi è come il sindaco di Riace, cosa deve fare per il suo paesaggio, per i cittadini? L'ha fatto due cooperative e di sociale B, per fare la quota differenziata porta a porta per tenere il paese pulito. Anche voi, se, quando voi oggi avete visto il paese che è pulito, quindi, ma più che hanno, e poi io dico, a passatura chi paga una passatura? Cittadini o pagano il governo o pagano la regione Calabria? Perché cittadini, quindi devi essere più, devi tenere il paese più pulito per i cittadini. No, che dicono che non posso fare, allora va bene che si vede tutti i precisi, come vediamo sui telegiornali Napoli, vediamo anche Capitale Roma, così vogliono vedere il governo. Allora che paese, che senso che c'è leader, che c'è governo? Io quello che dico, Mimmo Lucano non è una persona che ti arrestano quella che fanno mafioso, quella che mangiano i soldi Italia, quella è il governo che prende 15 milioni e messi. Voi siete la casa sua, l'ha visto la casa, non è neanche sua.
la casa di suo padre, l'ha visto dove sta lui. Quindi no, lui non fai questa cosa per essere ricco, ma fai per cuore. Quindi questa devi capire il governo, devi capire il ministro. Questa è Italia, è il governo, lui deve essere, non è che è il sindaco di Riace, deve essere il presidente d'Italia o il presidente di regione Calabria. Quindi io solo un messaggio che io voglio vedere tutti questi, i giornalisti che no, sono venuti qua, le porte a tutto il mondo, per vedere tutto il mondo che Mimì Locano non deve essere caccia, non deve mettere domicilio a casa. Noi vogliamo che domani mattina si libera Mimì Locano, questo vogliamo, e grazie a tutti. Grazie Daniela. Daniele, buonasera a tutti. Io sono Canel Diavate della Cosa d'Avorio, come mi presentava lei. Io sono un frutto del modello Riace, perciò sono venuto apposta dalla Puglia, dove mi sono trasferito da un bel po' con mia madre Daniela Maggiuri. Sono un frutto di questa accoglienza diffusa che ha permesso che in meno di 2 anni ho potuto imparare la lingua italiana e un po' della cultura italiana, e che mi ha permesso di avere una porta di inserimento sociale. È quello il modello Riace. E come quello modello non si può fermare, non si può uccidere, non si deve toccare, non potevo rimanere in Puglia dicendo ora sono salvo, vivo con una mamma italiana che si prende cura di me, che è diventata la mamma degli africani di Riace, ma ho trovato giusto di venire a testimoniare pure al nome di tutti gli africani, tutti i migranti di Riace, Camini, Stignano. Vogliamo dare solo 2 messaggi. Il primo è stato già detto da Tiziana e da un altro sindaco. Il primo è che noi auguriamo che il sostegno al progetto di Mimì Locano, al modello di Riace, non si ferma solo a queste manifestazioni, ma che dopo si aprono dei dibattiti, delle riflessioni su come salvare il modello Riace, capire il modello Riace. La cosa più importante che io ho detto, quando arrivate qui non potete vedere né supermercati, né strade, né palazzi, no, ma c'è umanità, c'è cuore. Noi non chiediamo di essere ricchi, siamo arrivati qua con il fuoco dell'anima. Mimmo ha trovato il modo giusto per darci la pace nel cuore, ha diffuso questo messaggio nei paesi d'intorno. Quel messaggio non deve essere chiuso, perciò bisogna prima, il primo messaggio che noi mandiamo a nome della comunità, che riflettiamo su come salvare il modello Riace. La nostra proposta è quella, che gli intellettuali, i volontari si mettono a disposizione per studiare il territorio, vedere come elaborare dei progetti e attraverso le associazioni sottoscrivere dei bandi per avere dei fondi e avviare dei progetti di sviluppo locale per assicurare a Riace una certa autonomia, per non dipendere di questi stronzi che vogliono solo uccidere dei modelli di umanità. Finché Riace sarà dipendente dallo Stato, ci saranno dei stronzi che troveranno sempre dei decreti per non mandare soldi e mandare in carcere delle persone giuste, umane, degli angeli come Mimì Locano. Quindi il primo messaggio è quello di riflettere su questo. Il secondo che noi mangiamo è che tutti quanti insieme agli africani candidiamo insieme Mimmo al primo Nobel della pace. È l'unica cosa che potremo fare, noi per ringraziare Mimmo, perché lo merita, non che l'ha chiesto, non gli interessa, ma un dovere morale per quello che ha fatto
Mimmo deve essere classificato a un certo punto che diventa un riferimento nei libri di storia anche per le generazioni future. Mille anni dopo si deve studiare Mimmo Lucano e il modello di Riace. Riace non si ferma, Mimmo Lucano libero. Libero! Riace! Riace non si ferma! Riace non si ferma! Mimmo Lucano libero! Tutti insieme! Riace non si ferma! Mimmo Lucano libero! Grazie! C'è un po' di programma, mi permetteranno quelli che intervengono dopo. Però Cader faceva un discorso e Riace è talmente avanti che il discorso che Cader si augura l'ha fatto dal 1998 al 2001. Quella che Mimmo Lucano chiama un colpo di vento che ha portato un veliero qua nel 98, in Italia non avevamo la più pallida idea di cosa fare quando arrivavano le persone, questa è la verità. Su quel barcone, anzi era un veliero, non era neanche un barcone, c'erano centinaia di persone che per 3 anni hanno costruito accoglienza spontanea insieme a Riacesi. Oggi di quelle persone è rimasto uno a Riace e quindi ho il piacere enorme di dare la parola a Bara Macà. Buonasera a tutti e benvenuti a Riace, grazie a tutti per la solidarietà che essere qui in questa... È veramente un periodo critico per Riace e tutti trovato a fianco di Domenico Lucano, grazie a tutti. Voglio fare solo 4 parole, non vorrei prendere molto tempo per il diritto di altri. E credo che abbiamo sentito tante volte, però voglio dire una cosa, Riace è nato sull'idea di umana. Questo progetto, io sono uno curdo che è il primo sbarco di Riace e quanti mi è arrivato qui, altri amici, siamo conosciuti Domenico, grazie a lui veramente è stato fianco lui come un fratello, come uno papà, come uno parente, come un amico. È stato molto umano fianco a noi, a solidarietà, per tutte cose quelle che aveva dolore da noi è diviso. E oggi noi anche, io e tutti gli amici che ho conosciuto, noi dividiamo tutti il dolore che c'è qui. Quello che è successo per cose di umana, dato il cuore diviso per tutte cose di umana, Domenico. Io non dimenticherò mai, me sono stato 4 senza progetto, senza cosa, io non ho entrato in nessun progetto in Italia. Sono, grazie Domenico, trovato a casa, trovato lavoro, trovato cose. Se mi trovi oggi qui, sono 20 anni, 80-90% per solidarietà di Domenico e altro un gruppo di amici, grazie a tutti. E vogliamo vivere... Vivere Domenico, vivere libertà, vivere democrazia, vivere umana e noi tutti siamo con Lucano, fino a che è libero, no? Torna come prima, bellissima Riace, è diventato tutti, per tutto il mondo è diventato amico, fratello, papà, come diciamo, è dato il cuore di tutti, per una cosa piccola, Mimmo non deve essere con la condizione grave, siamo tutti fianco a lui. Fino all'ultimo cosa, io ho sempre andato, fino all'ultimo punto siamo a fianco. Grazie a tutti. Ci vediamo tutti, sempre siamo a Mimmo Lucano, restano tutti, prima restano me. Io sempre dico, volevo restare me e non restare Mimmo. Siamo tutti umani, grazie a tutti. Stai attento che ti prendo la parola, Bara. È una questione locale, Riace, ma è una questione molto grande. La mobilitazione è stata enorme. Mentre noi siamo qua, ci sono almeno tre presidi a Londra, a Parigi, ce n'è stato uno a Barcellona. C'è persino Peppe Coltarelli che sta cercando di farne uno a San Diego in California. Ma è stata una mobilitazione, è vero che è stata una mobilitazione dal basso.
però la verità è che c'è anche una mobilitazione istituzionale, perché noi tante volte ce le tiriamo, non so come dire, noi abbiamo i luoghi su cui combattere, abbiamo pure le persone che lo fanno. E su questa vicenda di Riace al Parlamento Europeo hanno fatto veramente un bel po' di rumore, quindi io chiamo Eleonora Forenza, che è eurodeputata al Parlamento Europeo per il Due, e ovviamente oltre che la solidarietà che ho fatto di persona, ti chiedo, tu che hai preso le mazzate a Bari, no? Le mazzate quelle vere, quelle fisiche, qualche giorno dopo ci siamo ritrovati a Napoli per dire abbiamo due grandi emergenze, un fascismo di piazza e di rete e un fascismo istituzionale, e dopo pochissimi giorni che ti hanno preso a mazzate hanno arrestato Mimmo Lucano. Per me è un'emozione enorme parlare davanti a una piazza così piena di umanità. E per me oggi è una giornata particolare. Io oggi avevo in animo di andare a Bologna, prima che arrestassero Mimmo, all'assemblea di Non Una di Meno, perché sono fortemente convinta che il femminismo in questo momento sia l'antidoto più potente contro ogni forma di fascismo e ogni forma di razzismo. E saluto con tutto il cuore le compagne che in questo momento sono a Bologna, le compagne che sono riunite a Francoforte per Revolution in the Making. E per me è una giornata particolare perché mentre venivo qui in macchina mi è arrivato un messaggio che mi ha fatto davvero commuovere. Il messaggio era quello di Alem, che in tante interviste che ho fatto in questi giorni ho chiamato la ragazza col passeggino. Alem è una cittadina italiana, ma ha questo grave fattore di rischio sul suo corpo, ha la pelle scura perché è di origine etiope. Alem è la ragazza per cui ci siamo fermati, io, Claudio, Antonio, Giacomo e gli altri compagni che come me sono stati aggrediti da Casa Pound, perché appunto una ragazza, una mamma col passeggino e la bambina in una strada di Bari deve aver paura a camminare perché ha la pelle scura e davanti a casa sua ci sono 30 fascisti di Casa Pound. E io credo che sia indegno che in un paese che ha la Costituzione nata dalla Resistenza, con il divieto di ricostituzione del partito fascista, ci siano aperte le sedi di Casa Pound e Mimmo Lucano agli arresti domiciliari. Questo è indegno! Europa, quello che è successo questa settimana a Strasburgo, ed è stata una settimana intensa, ve la voglio raccontare molto brevemente. È una settimana che abbiamo iniziato chiedendo che il Parlamento Europeo si pronunciasse sulla violenza fascista in Europa, e abbiamo ascoltato nel corso del dibattito sulla violenza fascista in Europa persone che sostanzialmente sostengono e tornano a sostenere che il fascismo possa essere un'opinione. No, il fascismo non è un'opinione, il fascismo è un reato così come il razzismo. E per me ha senso continuare a parlare di un progetto europeo se l'Europa riconosce che la pagina del nazifascismo è stata la più atroce della storia europea e della storia dell'umanità, e che oggi ci sono avvisaglie che ci stanno riportando esattamente a quell'epoca. Poi ho saputo, mentre eravamo a Strasburgo, dell'arresto di Mimmo e ho sollevato la questione in Parlamento Europeo. E devo dire che ho chiesto la solidarietà dell'Aula e mi sembra che ci sia stata la solidarietà dell'Aula, perché l'arresto di Mimmo non è una questione che riguarda Riace, non è una questione che riguarda l'Italia, ma è una questione che riguarda l'Europa intera.
E devo dire, l'ho detto pochi minuti fa, Mimmo, c'è stata la solidarietà non solo del mio gruppo parlamentare, ma di tanti e tante deputate di altri gruppi parlamentari che hanno espresso la loro piena solidarietà a Mimmo. Aggiungo, il giorno dopo abbiamo fatto un dibattito che era già programmato ed era sull'emergenza umanitaria e l'accoglienza nel Mediterraneo. Ora, io credo che non si possa considerare una semplice coincidenza l'arresto di Mimmo, che rappresenta l'interpretazione migliore del modello SPRAR di accoglienza, un modello che noi, questo sì, lo possiamo vantare in tutta Europa, e contemporaneamente l'approvazione all'unanimità del Consiglio dei Ministri e purtroppo con la firma del Presidente della Repubblica di un decreto che di fatto smantella l'accoglienza SPRAR. Io credo che questa sia un'altra vergogna non solo perché smantella l'accoglienza SPRAR, non solo perché di fatto rende il diritto d'asilo una variabile dipendente, cancella il permesso di soggiorno per protezione umanitaria, ma perché tutto quello di cui stiamo parlando non ha a che fare soltanto col livello legislativo, ha a che fare con il livello di civiltà e di umanità che siamo in grado di preservare in questa Europa che troppo spesso fa del respingimento la propria caratteristica e la propria connotazione. Allora, io voglio soltanto dire che Mimmo per me rappresenta un modello non soltanto come sindaco, ma un modello come persona. Il gesto semplice che abbiamo fatto a Bari, fermarci ad aspettare accanto a una ragazza, ci ha provocato l'aggressione fascista. Il gesto semplice che ha fatto Mimmo da sindaco, accogliere nella sua città, lo ha portato agli arresti domiciliari. Compagni e compagne, questo è il tempo di tornare a essere partigiane e partigiani. Ora e sempre resistenza. Mimmo libero. Il microfono alla coordinatrice di questa assemblea per dire che non soltanto Mimmo alla capa tosta, ma anche Tiziana Barillà. Dunque, abbiamo ancora un messaggio che ci arriva da lontano relativamente, ci arriva da un compagno di Mimmo Lucano, che è un compagno di restrizioni di Mimmo Lucano, ed è Cédric Herroux, che voleva essere presente ma gli è impossibile essere presente fisicamente, e quindi ci ha inviato un messaggio che Andrea Costa di Baobab ha gentilmente tradotto e ci leggerà. Sì, ciao a tutte, ciao a tutti. Ho un messaggio di Cédric, perché di Cédric Herroux. Cédric è un contadino francese che ha una fattoria in Val Royat, subito dietro il confine con Ventimiglia. Avrebbe voluto essere qui, ma i reati di solidarietà colpiscono un po' ovunque in Europa, dalla Spagna alla Grecia, alla Germania, all'Inghilterra, alla Turchia. Insomma, non dobbiamo dimenticare che la rete di compagni e compagni, di volontari e di volontari solidali, complici con i migranti, è vasta, si sta anche espandendo e forse anche per questo spesso si tende a colpirla. Baobab Experience è nata anche grazie all'esempio di Mimmo Lucano, che ci ha insegnato cosa vuol dire accoglienza, ci ha insegnato cosa vuol dire integrare donne e uomini migranti ed accoglierli degnamente. Cédric scrive questo: conosco Mimmo attraverso la sua azione esemplare nell'accoglienza, ma Mimmo Lucano non è solamente Mimmo Lucano, è anche il sindaco di Riace. La Riace di Mimmo è una scuola e i suoi abitanti sono gli studenti che ne rappresentano la cultura, il suo passato e la sua storia. I cittadini di Riace gli hanno chiesto di rappresentarli. Non è solo lui ad aiutare i migranti, ma un paese intero. Quando vogliono bloccare Mimmo, vogliono bloccare Riace. Quando insultano Mimmo, è la sua scuola che insultano, perché Riace è un esempio. Siete riusciti a sconfiggere la paura, il razzismo e la discriminazione. Mentre Salvini pianifica gli annegamenti nel Mediterraneo, mentre Salvini reitera un'azione fascista del governo italiano, insultando la memoria dei popoli e della resistenza europea,
in Italia, Francia, Belgio, Spagna, Grecia, ovunque, donne e uomini si uniscono per restare aggrappati a valori umanisti. Se dovessimo tutti e tutte finire in prigione, ci finiremmo tutti da uomini e donne liberi, perché la libertà oltrepassa ogni barriera, anche le sbarre di una prigione. La nostra libertà di aiutare chi ha bisogno non sarà fermata da minacce e repressione. La storia di domani si scrive oggi. Diamo speranza a chi leggerà questa storia, affinché la nostra lotta possa servire alle generazioni future a non vergognarsi e basta per quello che sta accadendo oggi. Questo è il messaggio di Cedric. Primo libero, Cedric liberi, tutte e tutti liberi. Grazie anche a Andrea. Prima di dare la parola agli ultimi due interventi programmati, vi racconto una cosa. In questi giorni, che sembrano passati mesi, ma in realtà sono passate 72 ore, Mimmo l'hanno arrestato martedì, ci chiedevamo che facciamo, come facciamo, fortunatamente siamo tanti. Mimmo Lucano ha una colpa grave che lo vede chiuso ai domiciliari, fra le tante colpe gravi che gli imputano, che è quella di unire, riunire. In questa piazza c'è gente che solitamente non sta insieme, su questo palco c'è gente che solitamente non sta insieme. E questa è una risorsa, una grande ricchezza. Mentre eravamo a casa, li ha visti e ha detto: Madonna, abbiamo riunito la sinistra, si è sconvolto. Ed è vero questa cosa. E quindi noi, sapendo che sarebbe andata così, ci chiedevamo: e ora come facciamo? Chi parla? Perché noi dobbiamo imparare, se c'è una lezione grande che io ho imparato da Mimmo Lucano, è che dobbiamo essere autentici, la dobbiamo finire di avere dinamiche mentali diverse, cose contorte. C'è il problema quando fai una manifestazione in un momento così in cui ti chiedi: e adesso chi parla? E noi ci siamo detti: parlano questi che avete sentito qua. Dopodiché facciamo la Mimmo Lucano. Io, dopo aver dato, tra poco darò il microfono agli ultimi due interventi programmati, decisi, dopodiché lascerò il microfono e me ne andrò. Perché se a noi ci piace il modello Riace, diciamo che è giusto, è arrivato ora di praticarlo il modello Riace. E quindi finire questi interventi programmati non significherà che tutti ce ne andiamo, mi auguro, significa autogestione, significa assumersi la responsabilità di essere in questa piazza, assumersi la responsabilità che domani Mimmo Lucano resta ai domiciliari, che domani Casa Pound continuerà a picchiare le persone in mezzo alla strada e che dopodomani il decreto Salvini diventerà legge. E questo noi lo sappiamo già, dobbiamo interrogarci, chiederci come fare, e quindi ci siamo detti: allora facciamo così. Non tutti, per la verità, eravamo d'accordo. C'è una giornalista che mi telefona, sta proprio seguendo la manifestazione, che dite? E quindi è arrivata l'ora di fare questo, secondo noi. Alcuni di noi, la maggioranza di noi, la pensava così, per cui ci siamo chiesti: bene, cosa facciamo domani? Ci sono già delle mobilitazioni in corso, noi siamo davanti a un video, possiamo scegliere di fare una mobilitazione frammentata, frastagliata, è anche quella una mobilitazione. Possiamo scegliere di andare in piazza, ognuno per conto suo, vale anche quella, è necessaria anche quella. Oppure davanti a un Consiglio dei Ministri che approva l'unanimità il decreto sicurezza, che è quanto di più lontano e opposto anni e decenni di lotte di questo paese ci avevano consentito di avere, possiamo fare una scelta non rivoluzionaria, normale, che è la scelta di Mimmo Lucano, che è la scelta di Riace, e cioè sederci attorno a un tavolo e, per quanto riguarda quantomeno l'ABC, andare in piazza insieme, fare una mobilitazione unitaria. Ecco, Riace, se ci saranno mille piazze, chi si mobilita per Riace probabilmente si mobiliterà in mille piazze, però probabilmente se ce ne sarà una avremo qualche possibilità di essere ascoltati, ma soprattutto di essere capiti da chi è a casa che non riesce ancora a capire che cosa sta succedendo. E quindi delle 18.000 opportunità che io avrei di darvi come date, ne segnalo una, che è quella di un appuntamento, che il 14 ottobre a Roma ci sarà una riunione in cui ci si siederà, i movimenti, chi organizzato e chi meno, si siederà intorno a un tavolo per concordare come, quando andare a Roma a bussare al Ministero degli Interni.
L'anno scorso c'è stata una grande manifestazione a Roma, si chiamava Fight Right, Diritti Senza Confini. È stato un momento bello, importante, alto, altissimo per il nostro paese. Quest'anno siamo tornati indietro di 30 anni, è stato difficilissimo avere le piazze, è stato difficilissimo andare per strada, è stato difficilissimo convincere le persone che non eravamo dei terroristi. Rendiamoci conto che quest'anno sarà infinitamente peggio dell'anno scorso, per cui invece di lanciare una data e dire chi vuole, chi ci ama, ci segua, si è deciso di lanciare un appello che è quello: per favore, almeno sull'antifascismo, almeno sull'antirazzismo, scendiamo in piazza insieme. Ultime due persone, parlerai anche tu subito dopo. Io cedo il microfono al senso di responsabilità di questa piazza, mi auguro che rimarremo tutti in piazza a discutere di questo, a partire appunto dalla mobilitazione che ci auguriamo accada dopo, e chiamo gli ultimi due interventi programmati. Il primo, che anche se prima avevo detto che non avrebbe parlato, non è possibile che non lo facciamo parlare, perché comunque c'è Peppino Lavorato, come facciamo a non farlo parlare? E in tantissime altre piazze oggi c'è l'umanità migliore del mondo. Nei giorni scorsi, alla notizia dell'arresto di Mimmo Lucano, la destra fascista e razzista ha esultato. E lo ha fatto anche in modo incomposto. Credevano e speravano costoro di essersi tolti di torno il sindaco che aveva smascherato le loro falsità, il sindaco che aveva dimostrato con la sua politica solidale, generosa ed intelligente che i migranti non sono un problema per le nostre popolazioni. I migranti sono anzi un'occasione, una grande risorsa, e lo ha dimostrato con il modello Riace. In questa terra nostra, in Calabria, impoverita e desertificata dall'emigrazione, i paesi possono ritornare a rinascere, a rimanere in vita, a svilupparsi con questa occasione, con questa nuova presenza. Questo dimostra il modello Riace e sconfigge in pieno le falsificazioni della destra. Oggi, al contrario di quelle speranze, la vicenda di Riace, la vicenda giudiziaria a danno di Mimmo Lucano, è diventato uno scatto democratico del paese. La riscossa della coscienza democratica del popolo italiano, ed anche sta significando anche la riscossa delle forze democratiche della sinistra che sembravano addormentate. Queste forze devono oggi guardare a quanto è accaduto in questo giorno a Riace. Migliaia e migliaia di persone oneste e pulite, migliaia e migliaia di giovani hanno manifestato, presenti nella lotta. Non vedevamo nelle assemblee, nelle riunioni della sinistra italiana, giovani da parecchio tempo. Ecco, se vogliono
riorganizzare con le forze dei giovani, le loro organizzazioni devono venire qua a Riace, dove si combatte la battaglia del nostro tempo. Una battaglia va bene. Che divide i campi in modo netto. Da una parte vi stanno quelli che con la paura, con le falsità, vogliono scatenare la guerra tra le nostre popolazioni, tra i nostri poveri, tra i nostri disoccupati e i disperati che giungono sulla nostra terra perché devono scappare da nazioni che sono state bombardate, violentate dalle grandi potenze dell'Europa e del mondo, che sono state rapinate, che sono state costrette alla fame. Sono popoli e giovani costretti a scappare dalla loro terra, impoveriscono le loro terre con la loro fuga e arricchiscono le nostre terre, i popoli più ricchi del mondo, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, sono diventati ricchissimi e potentissimi perché hanno accolto i migranti, perché lì, in quei paesi, è giunto il più grande numero di migranti negli Stati Uniti. Sono diventati la più grande potenza del mondo per i migranti di tutto il mondo. Ecco, sono una risorsa. E questa grande manifestazione di oggi, mi chiedeva un giornalista che cosa ricorda alla mia esperienza di vecchio di 80 anni. Questa mi ricorda soprattutto il 22 ottobre del 1972. Allora a Reggio Calabria giunsero gli operai di tutta Italia e non ci furono le bombe ai treni ad intimidirli, giunsero nonostante le bombe ai treni dei fascisti, e giunsero i lavoratori, i contadini delle regioni meridionali. Ci fu la più grande manifestazione di Reggio Calabria, sfilammo in 50.000 e quel giorno significò l'inizio della sconfitta del boia che molla e dell'attacco fascista a Reggio Calabria e all'Italia. La grande giornata di oggi, questa grande manifestazione, questa grandissima partecipazione giovanile significherà certamente l'inizio della sconfitta del fascismo e del razzismo che cercano di rialzare la testa del nostro paese. Noi, con manifestazioni come quella di oggi e mobilitando le nostre forze, riusciremo certamente a sconfiggere, a difendere Riace, Mimmo Lopano, questo modello, e a costruire modelli di solidarietà, di fratellanza, di lavoro sinergico e unitario e fraterno tra i popoli di tutto il mondo. Ce l'abbiamo fatta. Io adesso chiamo Mimmo Lopano nella persona di Chiara Sasso. Come la presento Chiara Sasso? Potrei dire che è torinese, così si arrabbia, e invece Chiara Sasso viene dalla Valsusa, è una cittadina di Riace, cittadina onoraria di Riace, lo è formalmente da pochi mesi, ma lo è da sempre, dall'inizio. E Mimmo ha scelto di appunto fare scegliere a Chiara il suo messaggio. Grazie. Tra gli effetti della globalizzazione vi tocca beccarvi anche una della Valle di Susa che presta la sua voce a un sindaco calabrese. Le contaminazioni.
Siccome al sud c'è microfono calabrese, non ci fanno meno. Aggiungo, perché ho ricevuto molte immagini, che anche da Avigliana, dalla mia valle, c'è stata una grossa mobilitazione per Mimmo un'ora fa. Mimmo ha scritto, quindi perdonatemi se non sarò scorrevole, perché a volte posso fermarmi. Dice: è inutile dirvi che avrei voluto essere presente in mezzo a voi, non solo per i saluti formali, ma per qualcosa di più, per parlare senza necessità e obblighi di dover scrivere, per avvertire quella sensazione di spontaneità, sentire l'emozione delle parole che producono dall'animo. Infine, per ringraziarvi uno a uno, tutti, proprio tutti, per un abbraccio collettivo forte, con tutto l'affetto di cui solo gli esseri umani sono capaci. A voi tutti, che siete un popolo in viaggio verso un sogno di umanità, verso un immaginario luogo di giustizia, mettendo da parte ognuno i propri impegni quotidiani e sfidare anche l'inclemenza del tempo di questi primi giorni di un autunno che sembrava già inverno. Vi dico grazie. Il cielo attraversato da tante nuvole scure, gli stessi colori, la stessa onda nera che attraversa i cieli d'Europa, che non fanno intravedere più gli orizzonti indescrivibili di vette e di abissi, di terre, dolori e di croci, crudeltà delle nuove barbarie fasciste. Qui, in quell'orizzonte, il popolo e i popoli ci sono, e con le loro sofferenze, i loro processi, le lotte e le conquiste. Tra le piccole e grandi cose del quotidiano. I fatti si intersecano con gli avvenimenti politici, i cruciali problemi di sempre, alle rinnovate minacce di espulsione, agli attentati, alle morti, alla repressione. Oggi, in questo luogo di frontiera, in questo piccolo paese del profondo sud italiano, terra di sofferenza, speranza e resistenza, vivremo un giorno che sarà destinato a passare alla storia. La storia siamo noi, con le nostre scelte, le nostre convinzioni, le nostre incertezze, i nostri errori, i nostri ideali, le nostre speranze di giustizia che nessuno potrà mai sopprimere. Verrà un giorno in cui ci sarà più rispetto per i diritti umani, più pace che guerre, più uguaglianza e libertà che barbarie, dove non ci saranno più persone che viaggeranno in business class ed altre ammassate come merci umane provenienti da porti coloniali con le mani aggrappate alle onde nei mari dell'odio. Della mia situazione personale non ho tanto da aggiungere rispetto a ciò che è stato ampiamente raccontato, anche e soprattutto in merito alle vicende giudiziarie. Non ho rancori o rivendicazioni contro nessuno. Vorrei però dire a tutto il mondo che non ho niente di cui vergognarmi. Rifarei sempre le stesse cose che hanno dato un senso alla mia vita. Non dimenticherò questo travolgente fiume di solidarietà. Vi porterò per tanto tempo nel cuore. Non dobbiamo tirarci indietro. Se siamo uniti e restiamo umani,
potremmo accarezzare il sogno dell'utopia sociale. Vi auguro di poter avere il coraggio di essere soli e l'ardimento di stare insieme sotto gli stessi ideali, di poter essere disubbidienti ogni qualvolta si ricevono ordini che umiliano la nostra coscienza. Di meritare che ci chiamino ribelli, come quelli che si rifiutano di dimenticare nei tempi delle amnesie obbligatorie, di essere così ostinati da continuare a credere contro ogni evidenza che vale la pena di essere uomini e donne, di continuare a camminare per i cammini nel vento, nonostante le cadute, nonostante i tradimenti, le sconfitte, perché la storia continua anche dopo di noi. E quando lei dice addio sta dicendo un arrivederci. Ci dobbiamo augurare di poter mantenere viva la certezza che è possibile essere contemporanei di tutti coloro che vivono animati dalla volontà di giustizia e dalla volontà di bellezza, ovunque siamo e ovunque viviamo. Perché le cartine dell'anima e del tempo non hanno frontiere. Astia sempre, Domenica Lucano. Sicuramente starà ascoltando la diretta di Radio Radicale, che ringrazio perché ci ha mandato in diretta per tutto il tempo, e dico anche a Radio Radicale di fare questo gesto rivoluzionario di non staccare la diretta adesso. E ultima cosa prima di salutarvi, solo una cosa voglio dire di mio, voglio dire grazie alle Riacesi e ai Riacesi, perché da 20 anni portano sulle loro spalle il peso di una sfida grande, che era troppo grande. E quindi a chi viene dopo di me dico, qua è dura, perché è inutile non dirsi la verità, ce l'hanno fatta, l'hanno assediati, li hanno affamati, gli hanno creato un disagio enorme, veramente enorme, è inutile nasconderlo, non è una vetrina, sono persone, questo è un paese, ed è una situazione drammatica per ovvi motivi. E quindi a chi verrà dopo di me dico, attenzione, perché la tocca a noi. Ma ha chiamato lui. Ciao a tutti, io sono Davide di Potere al Popolo, noi siamo venuti da Salerno con un pullman, Avellino, c'è anche Napoli. E la cosa che ci ha sorpreso fin dalle prime ore della notizia dell'arresto di Mimmo è stata la travolgente, diciamo, il travolgente trasporto con cui si è vissuta questa notizia. Martedì pomeriggio in tutte le città d'Italia non c'era presidio in cui non ci fossero almeno 100 persone per gridare Mimmo libero. E allora noi delle cose ce le siamo chieste. Quando abbiamo visto che Mimmo Lucano, che mette la raccolta dei rifiuti con gli asinelli davanti, e si mette in giro per il paese a lavorare i riacesi e le riacesi, i ragazzi e le ragazze che vivono a Riace, ci siamo chiesti ma com'è possibile che tutti questi giovani in questo momento storico, che crescono con lo smartphone e non vedono altro che Facebook davanti al computer molto spesso, si sentono così vicini a un sindaco che mette i ragazzi sull'asinello per fare la raccolta rifiuti? Noi la risposta ce la siamo data. Perché in questo momento ci sono tantissime militanti e tanti militanti in tutto il paese che hanno bisogno di esempi come quello di Mimmo, perché Mimmo ha dimostrato coraggio,
ha dimostrato coraggio a mettersi contro la mafia di quelle aziende, degli albi a cui beneficiare dell'assegnazione per la gestione rifiuti, ha dimostrato coraggio a dire che è possibile schierarsi contro il potere costituito, ha dimostrato coraggio nel dire che non c'è alcuna legge sopra la Costituzione per dire che la solidarietà, l'accoglienza, l'integrazione sono la nostra civiltà, sono il modo con cui noi vogliamo vivere, sono l'unico modello possibile di civiltà. Allora io dico semplicemente che esempi come quello di Mimmo ci hanno portato a capire che tutti noi, al di fuori della manifestazione di oggi, negli esempi che tuttora portiamo avanti di mutualismo, di impegno, rappresentiamo un paese diverso, perché c'è un paese fuori dai salotti televisivi che tutti i giorni si rimbocca le maniche e si mette a lavorare con degli ambulatori popolari, con degli sportelli legali per i lavoratori, con dei centri antiviolenza, con doposcuola popolare gratuiti in tutta Italia per far vivere tutti coloro che una vita dignitosa non se la possono permettere in questo paese che è sempre più classista, è sempre più schifoso verso chi non può campare, chi ha il colore della pelle diverso, chi magari è donna e si sente in questi paesi del sud e soprattutto se sono lontani dalle città, nascosta, fuori lontana dai riflettori e magari nella violenza domestica di un uomo che la tiene anche chiusa in casa e violentata. Noi sappiamo quali sono i problemi di questo paese e siamo qui per questo, perché un corteo così lungo può dire a tutti che Mimmo Lucano è un esempio di coraggio, è un esempio di libertà. E noi oggi qui, come potere al popolo, porto i saluti di Viola Garofalo che non è potuta essere qui per dei problemi tecnici che ha avuto durante il viaggio, siamo qui per dire che noi ci impegniamo e contro questo decreto sicurezza che causerà il dilagare della clandestinità e di fenomeni che sono soltanto, come dire, un'invenzione artificiosa. Senza, come dice Mimmo, la differenza tra migranti economici e migranti rifugiati, e umanitari. Noi contro questo decreto dobbiamo fare come ha fatto Viola l'altra sera in televisione, quando non la facevamo nemmeno parlare tra un abbaiare e l'altro, tra tutte quelle fesserie che si raccontano. Si è scritta sulla mano, viva Mimmo, tutti quanti insieme, ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti e della forza di tutti. Scendiamo in piazza questo autunno contro questo governo dell'odio. Grazie.